Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete detto dal titolo, andremo a giocare con un'arma relativamente nuova. Sto parlando della mitraglietta primaria dello Snardo di Ferro Multimac CCX. Mitraglietta primaria che ho provato e devo dire che mi piace, adesso vedremo anche per quale motivo. Andiamo a vedere subito i perk. Abbiamo un telaio leggero, ottima maneggevolezza, ti sposti più rapidamente quando equipaggi quest'arma. Due tipi di mirino, classico IS-2, mirino metallico, semplice e resistente a zoom ridotto che aumenta la maneggevolezza leggermente la gittata, e modello rosso 8, un mirino laser a zoom medio che aumenta notevolmente la gittata. Preferisco questo perché aumenta la gittata e perché non mi piacciono essenzialmente i mirini metallici. Due tipi di caricatore, proiettili rifiniti, quindi quest'arma può sparare a distanze maggiori aumentando la gettata. E caricatore in lega, si ricarica più rapidamente quando il caricatore è vuoto. Considerando che la velocità di ricarica è già parecchio alta, ho preferito puntare tutto sulla gettata. Perk peculiare, oscillazione ridotta, quindi tenendo premuto il grilletto del sistema anti-oscillazione di quest'arma migliora la precisione nel tempo. Quindi una sorta di perk dell'Huckleberry, solamente che punta più sulla precisione. Ora però andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Ok, abbiamo beccato tipo la mappa più grande di tutto il crogiolo. Speriamo che per questa mitraglietta non sia troppo. Ora lascio stare un attimo le conquiste perché sennò davvero siamo troppo limitati. Veramente fa un sacco di danno. Fa 14 in testa mi sembra e non so quanto al corpo. Adesso andiamo a controllare. Tra l'altro ha una gittata anche abbastanza alta, diciamo una gittata anche abbastanza alta, quindi si riesce comunque a utilizzarla anche dalle medie distanze, non solo dalle corte. E fa 10 in, no, questo è un altro, ho sbagliato. Fa 10 al corpo e 13-14 in testa. La cadenza è di andiamo a vedere 900 colpi al minuto, quindi una cadenza parecchio alta in realtà. Bene o male mi sembra sia la stessa cadenza del fratello dell'eroe, non sono sicuro. Però veramente mi piace. È una mitraglietta che è abbastanza simile al Città Nuova, una mitraglietta di cui avevamo fatto il video un po' di tempo fa e che, se non avete visto, vi lascio a fine video. C'era un altro ovviamente. Diciamo che possiamo accompagnarla un po' da un po' tutto alla fine, da un qualsiasi tipo di arma, perché avendo una gittata così alta, pur essendo una mitraglietta, diciamo che abbiamo comunque le medie distanze coperte. Cioè guardate, sono riuscito quasi a vincere il gunfight contro il tizio con lancia gravitazionale. Magari l'unica pecca potrebbe essere il caricatore, che finisce abbastanza presto. Avendo 36 colpi, la cadenza di 900 colpi al minuto, diciamo che è abbastanza alta. Ora devo cercare di mantenermi un attimo negli spazi corti, perché fortezza non è decisamente la mappa più adatta per una mitraglietta. Però devo dire che comunque se la cava abbastanza bene, perché avendo una gittata parecchio alta per essere una mitraglietta, non è proprio malissimo in una mappa simile. Certo, da qua per esempio io posso fare poco al tizio laggiù in fondo. Per questo devo cercare di mantenermi il più vicino possibile. Però vedete che dalle medie distanze fa veramente veramente male. Cioè, pur essendo appunto una mitraglietta, la sto sottolineando parecchio sta cosa, però pur essendo una mitraglietta dalle medie distanze se la cava bene. È una cosa che apprezzo veramente. Magari sinceramente la stabilità sì, è un po' casuale come il rinculo, quindi diciamo che non è proprio semplicissimo da controllare. Però se riuscite a superare questa cosa veramente fa male anche dalle medie distanze. Ecco. C'è un altro. Zona C, conquista. Dominio totale. Tutte le zone controllate. Vabbè, l'infame col fusione. Ora, sinceramente, non sto giocando chissà quanto bene. Ho fatto una partita prima, ho fatto 3,71 di rateo, quindi una buona partita. Ero in Vostok, quindi sono riuscito anche magari a utilizzare l'arma in spazi un pochino più chiusi.
Però alla fine in generale penso che è un'arma che potete accompagnare bene o male con tutto, perché se volete puntare un po' più sulle lunghe distanze, mettete, che ne so, un ricognizione o qualcosa che appunto punti più sulle lunghe distanze, oppure vabbè, dalle corte distanze ormai avete questa, qua copre bene o male corte, meglio corte distanze, sì, meglio corte distanze, anche meglio distanze, possiamo dire. E diciamo che ha un'area molto estesa di applicazione, quindi potete accompagnarla bene o male con qualsiasi cosa. Io magari vi consiglio un'arma più che punti più sulle lunghissime distanze, dato che appunto è l'unico, madonna, la gente che sta qua, dato che è l'unico punto in cui non riesce a fare kill, perché comunque lunghissima distanza è una mitraglietta, è ovvio che non ci riesca. Però vedete, quest'ultimo gunfight, pur essendo parecchio lontano, sono riuscito a prenderlo in testa e a fare danno. Se non c'erano le altre persone che mi circondavano, ho giocato male perché ho fatto 13 kill e 1 di rato. Però vi giuro che è un'arma veramente, veramente buona. Se riuscite a utilizzarla dalle medio corte distanze, appunto, co accompagnata da un'arma parecchio forte dalle lunghe distanze, riuscite a compensare un po' questo svantaggio che ha, appunto, nei confronti delle lunghe distanze. Però veramente dalle medio corte distanze avete visto che fa veramente male, e la gittata è parecchia. Quindi ragazzi, direi che questa era l'arma. Io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la tallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, e anche il bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua